Tappa numero 3 della 109esima edizione del Tour de France. Si andava da Vejle a Sonderborg per 182 km complessivi in questa ultima tappa danese del Tour. Il mattatore è stato anche oggi Magnus Cort Nielsen. Non tanto perché abbia vinto la tappa, ha preso 4 minuti anche oggi, 3 minuti e mezzo anche oggi dal vincitore, ma perché ha dato spettacolo e ha vinto altri tre traguardi di quarta categoria, ok, ma è l'unico corridore ad avere punti validi per la maglia qua. Ed oltre a aver dato molto spettacolo in questi 2 giorni, perché nella crono, no, non l'ha dato lo spettacolo, pur posizionandosi bene. Per quanto riguarda la tappa, negli ultimi chilometri i soliti treni. Il treno Quickstep per Jacobsen, il treno della Jumbo per Van Aert, però a vincere, forse a sorpresa, è stato Dylan Groenewegen. Tra i top sprinter, forse quello che ti aspetteresti di meno. In una volata a 3 con Van Aert e Philipsen. Quarto Sagan, quinto Jakobsen, sesto Laporta, splendido. Settimo il primo degli italiani da Inese, ottavo Stetter, nono la delusione di giornata Caleb Ewan e decimo Van Poppel. Poi Christoph Pedersen, dodicesimo Le Croc, Stuyven, Krieger. Negli ultimi chilometri c'è stata anche una caduta. Ad esempio, a farne le spese è stato Rigoberto Urán, che ha perso 40 secondi, stava per perderne altrettanti ieri, ma poi è riuscito a recuperare. Grazie anche a Bettiol, ma Bettiol anche lui ha perso 39 secondi. Gorka Izagirre, come possibile uomo classifica, attenzione ad Almeno Caruso, ha perso 40 secondi anche lui in questa tappa. E sono tanti. 40, Bagioli stesso, Ciccone, Pinot, perso tanti secondi. Rafa Maika, forse il gregario principe di Tadej Pogačar, ha perso 3 minuti e 27, arrivando dietro Cort Nielsen. Guerreiro era già ultimo, ha perso altri 3 minuti e 20. Per quanto riguarda la classifica generale, in testa c'è Fred van Aert, maglia gialla e 3 secondi posti in queste prime 3 tappe al Giro di Francia. Secondo Yves Lampaert, terzo Tadej Pogacar, quarto Pedersen, quinto Van der Poel, sesto Vingegaard, settimo Roglic. La battaglia sarà tra gli sloveni che quest'anno rimangono sempre quei 9 secondi del cronometro del primo giorno. Poi abbiamo Yates, Kung, Pidcock. E quindi attenzione, perché Caruso, forse l'unico italiano che potrebbe in qualche modo ambire a una top 5, top 10, è già molto indietro. Purtroppo questi 40 secondi si sono fatti sentire. E a 1 minuto e 40 da Wout van Aert, che è uno e 27 da Tadej Pogačar. Per quanto riguarda la classifica della maglia verde, ha aumentato il vantaggio Wout van Aert, più 17 su Jacobsen e più 47 su Dylan Groenewegen, vincitore odierno. Per quanto riguarda la classifica della maglia qua, in testa c'è Magnus Cort Nielsen, appunto l'unico che abbia fatto punti validi per la classifica. Per quanto riguarda la classifica come miglior giovane, c'è Tadej Pogačar con 17 secondi di vantaggio su Thomas Pidcock, 26 su Vermeersch, 36 su McNulty e 40 su Nils Ekhof. Domani ci sarà il giorno di riposo.